e del giornalismo. Donna straordinaria, molto amata dal pubblico, esempio di forza interiore e di resilienza, da sempre propositiva per l'inclusione. Riconoscimento scaimano ad Alda Belisario! Esempio di resilienza e forza interiore. Alda, esempio. Io sono felicissimo, Alda, perché comunque ci conosciamo bene. Da 20, lei è stata sempre la donna che mi ha difeso, non mi momento. Grazie, Alda. Questo è perché ed è il male di... è il male di... è il male. Con l'infinito è tutto al Diego, fatto in texture, con il ciclo urbano. Ogni... sì, mi capito, mi ha sentito. Mi mai... ma tu hai il microfono, Alda? Hai il microfono. Hai fatto con il ciclo urbano un pezzo, è un pezzo che viene recitato per un finale. Nel mio piccolo faccio qualcosa per un finale e sarà il mondo che scrive. E non per la mia. Ma grazie, qui con me è entrambi perché c'è un altro momento speciale e un'altra motivazione da leggere. Lealtà, motivazione, forza di volontà, coraggio, cuore, istinto e caparbietà sono valori che insegna lo sport, sono valori che incarna in maniera eccezionale Annalisa Minetti, che ha vinto il successo della Paralimpica, cuore pulsante dello Skymano. A consegnare il suo riconoscimento, Francesco Forte, ecco la nostra Annalisa. Dove siamo ora è l'infinito, è fatto sempre con il ciclo urbano per noi l'infinale. In ogni pezzo di questo è qualcosa di più nuovo. Ma adesso c'è una sorpresa per la mesa, e andiamo adesso. Prima di entrare in campo, perché andiamo subito. Perché abbiamo giurato di non fare più eventi, di non organizzare più eventi, ma questo spot mi ha entusiasmato e quindi ringrazio sia Michele Bazzarino che Annalisa Minetti. Per me sono una famiglia e come famiglia bisogna portarla avanti e mai lasciarla indietro. Quindi questo è il mio motto, però e poi non voglio parlare più perché voglio emozionare. Voglio ringraziare in primis coloro che hanno permesso tutto ciò,
i miei grandi amici Amedeo Tini, Emanuele Zoppo e Alessandra Bagnale, li voglio qua con me. Quindi il grande Mariano Perugini, regia. Francesco Perugino, Elio Salmone, Cucino Stampa, Dino Panzarino, l'amico Tom, e grazie a lui che questa base tecnica è andata così brillantemente, l'amico SRL, le nostre bambini, Aldo Alessandro, che lo abbiamo nominato abbastanza, Anna Ricordimenti. Grazie a Lisa. Della mia vita mi ha dato la possibilità di credere che poteva succedere nuovamente, che non ci sarebbe stato in nessun modo qualcuno che mi avrebbe detto un giorno: ma tu non lo puoi fare. Ma chi l'ha detto? Io? No, lo sport dice che posso. C'è un metodo che è diverso dal tuo, ma lo posso fare. E avere la possibilità di condurre anche i miei familiari, anche le persone intorno a me, anche i miei amici, a comprendere che i veri valori della vita si vivono proprio attraverso un gesto atletico, che a volte è così forte, apparentemente così impulsivo, aggressivo, ma in realtà è quello che è istintivo. Non torniamo mai all'istinto primordiale, non arriviamo mai al contatto realmente con noi stessi. Lo sport lo fa, ci dà questa possibilità, ci conduce verso il centro di noi e ci rende persone. E quindi non disabili, non omosessuali, non bianchi, non neri, ma persone, il valore umano, che oggi è protagonista in campo, certo con lo schemano, ma il valore umano si valorizza quando siamo insieme, quando sappiamo divulgare le parole, quando a queste parole diamo coscienza e conoscenza, proprio come la scienza, perché anche l'amore lo è proprio una scienza perfetta, che ti valorizza quando ti sai donare, perché quello che doni sarà tuo per sempre. E quindi io voglio dire al mio comandante Mariano, a Giusy Versace, all'onorevole Frassinetti, all'onorevole Rosetti, a Alda Desagno, aspetta che non mi dico qualcuno sicuro, a Gianluca Nicoletti, a Chiara Valentini, al maestro Forte, a tutte le persone che sono qui presenti, che hanno detto sì, noi veniamo, a Jacopo Morone, a Varella, a Cinzia, a Iovino, tutte queste persone non erano nella mia vita casualmente, erano lì per esserci oggi e soprattutto per esserci domani, perché io domani non vi ricorderò che esiste lo sport, ma voi dovrete ricordarvi che lo sport può cambiare il mondo, può cambiare la vita dei nostri figli, li può aiutare.